Signori e signori, l'applicazione è tornata dalla tomba, un'applicazione è tornata dalla tomba. E sapete quale? Quella che mi fa sbattere sotto il lampadario, questa qua mi stava alzando di botto facendo un disastro. Signori, è tornata FaceApp, l'applicazione che ti permette di fare cose assurde grazie all'intelligenza artificiale. E soprattutto in questo video non muovo la fotocamera, ma muovo me stesso in giro per il letto senza nessun motivo in realtà. Quindi ragazzi, oggi siamo qui perché FaceApp torna in auge e permette di trasformare le persone da uomini a donne o da donne a uomini. Quindi dobbiamo provare questa applicazione sui TikToker. E adesso vi ricordo di lasciare un like e attivare la campanella, di iscrivervi al canale. E cominciamo subito con: e se i TikToker uomini fossero donne? Magari, se questo video vi piace, possiamo fare anche: e se i TikToker donne fossero uomini? Allora, smetto di passeggiare in giro per la mia stanza senza un motivo, perché non serve a niente, anche perché cado dal letto e poi ospedale. Cominciamo subito con la persona che tutti ormai conosciamo per il re del gossip. Avete già visto la foto perché l'ho fatto vedere così, quindi scrivete nei commenti chi è secondo voi. 3, 2, 1, hashtag carciofo, e vicino mettete il nome di questa persona che sicuramente avete visto, perché basta stoppare il video. Signore e signori, ecco a voi Valeria Mazzei. Dopo Valeria Marini, Valeria Mazzei. Cosa dire, cosa dire? Che l'applicazione è stata brava, eh? Abbiamo delle trasformazioni che mi hanno fatto riflettere sul fatto che forse alcuni TikToker sono più femmine che maschi. Io, ad esempio. Comunque, a parte gli scherzi, queste battute tristi. Comunque, beh, non è che ci sia molto da dire. Ringraziamo Sef per questa foto. E mi sa che se Valerio fosse così, penso che la Valespo sarebbe realtà. E probabilmente la Sespalba non sarebbe mai nata. Però avremmo oggi avuto tanti piccoli Sespini e Valerini che vanno in giro per casa a fare vlog. Wow, immaginate, allora, i figli dei vlogger fanno altri vlog, poi diventa un casino di vlog, vlog family, nel vero senso della parola, perché sono davvero la famiglia. Che spettacolo. Peccato che questa cosa non ci darà mai, perché questo è soltanto una fotografia. Ma andiamo avanti. La prossima persona è lui, l'uomo dalle mille canzoni. L'uomo, sì, dalle mille canzoni, una ne è uscita dalle mille canzoni. Io sono l'uomo dalle 100 canzoni, non ho pubblicata manco una, quindi già sono a un livello altissimo. Signore e signori, lui, il fidanzato di Elisa Maino. Perché chiamarlo Diego Lazzari era brutto, Chris, assolutamente sì. Pare vecchia, cioè, nel senso, sembra che l'hanno invecchiata, Diego. Per quanto riguarda Valerio, vabbè, ma Diego sembra proprio invecchiato in questa foto. Gli hanno fatto una fronte che praticamente arriva qua. Non vedete la mia mano, ma sappiate che il livello della fronte è questo, ecco, ora lo vedete, basta spostarsi. Diega, no, Diega io la passo. Ovviamente scrivetemi nei commenti quali sono i vostri preferiti. Io direi che Diega la bocciamo. Ma andiamo al prossimo. Signore e signori, l'attore mancato, quello di cui stiamo aspettando l'uscita del film, che forse sembrerebbe che dovrebbe uscire tra poco. Non si è capito una mazza. Signore e signori, l'attore. Io sto presentando le persone come se ci fossero, in realtà sono solo delle fotografie inutili. Tancredi, c'è un po' da raccontare di questa storia. Perché, mi dite voi? Perché la foto originale e la foto trasformata sono molto simili. Cioè, qui sembra che ci hanno messo solo un po' di trucco, oppure delle grandissime occhiaie. Cioè, se Tancredi smettesse di dormire, probabilmente sarebbe identico alla fotografia che vi ho mostrato prima. L'intelligenza artificiale è una cosa che ha fatto, ha detto basta, tu non dormi. Oddio, ma secondo me sei una donna. Assurdo, rivelazioni, in realtà Tancredi è una donna. Cioè, se Tancredi non dorme diviene una donna. Se Tancredi si sveglia male, perché ha dormito male, è sempre arrabbiato, cioè ha una storia che è difficile comunicare con lui. È una donna. Mamma che battutaccia, mamma queste battute. Signori, state contando, eh? Questa è la seconda o addirittura la terza battuta orrenda di questo video. La prossima mi ha lasciato un po' sbigottito, ok? Sono perplesso da questa fotografia, perché credo che l'intelligenza artificiale non ci abbia capito proprio niente in questo caso e abbia fatto delle tinte a caso. Signore e signori, l'uomo felice di essere cornuto viola, cioè Ace.
Sì, cioè, che è quella serie di capelli biondi che ci stanno lì? Cioè, come se fossi un'antica Lady Georgia, gli avessimo staccato di violenza dei capelli e poi se li fossi attaccati col Vinavil dietro la testa. Beh, Ace, diciamo che non ti sposo. Cioè, guarda, Ace, rimani maschio, che è meglio. E vai a ridare i capelli a Lady Georgia, quella si arrabbia che gliel'hai rubati. La prossima foto potrebbe urtare coloro che sono molto sensibili. Signore e signori, Alessandro Montesi è un po' strano. Non lo so, sembra che io abbia fatto gli occhi alla Surreal Power, tipo, enormi. E poi si è limitato a mettere due ciocche di capelli in giro e poi basta. Non lo so, è stranissimo. Lì è proprio strano. Lì, ma ci sono in realtà dei capelli sparsi in giro che non esistono. Il fantasma, ragazzi. In realtà, Alessandro Montesi ha richiamato i fantasmi. Quando si tratta di capelli, il computer li mette a caso. Figurati che uno c'ha la barba, secondo me ti fa i capelli pure sotto al mento, fa... Ma perché lei ha i capelli qua e poi ce li ha pure qua? Fa il computer, peccato che non abbia capito niente. Abbiamo parlato di Valeria Mazzei, ma di Eduarda Esposita... Buonasera, eccola qui! Beh... Qui, a parte il fatto che qua nell'attaccatura dei capelli si è creato qualcosa di molto strano, per il resto devo dire che sembra tantissimo una persona che conosco, cioè devo capire bene che conosco che ha la stessa faccia di Sespo però al femminile, che ripeto anche in questo caso sembra che gli abbia un po' gonfiato il naso, gli abbia allargato la bocca e poi gli abbia attaccato lì dei capelli a caso e quindi non è che ci sia tanto cambiamento. Preferivo Valeria che Edoarda. Vi sto lasciando la chicca per ultima, perché adesso abbiamo due TikToker che non fanno parte della Vlog Family di Q4 di Valespo. Abbiamo qui infatti Gabriela Vagnata. Il cognome non segue il fatto che si cambi se. Vabbè, ma non fa niente. In realtà immersa in una marea di roba buona da mangiare, questa cosa è molto interessante. E qui ho notato, ne ho viste tante in realtà di foto modificate di Gabriele Vagnato. Gabriele Vagnato, se si fa praticamente il caschetto un po' più definito e si mette un po' di trucco, è una donna, signori. Qua c'ha pure delle lentiggini che non so se c'erano prima o no, perché boh, magari il cliente ci ha detto, ah, le lentiggini fanno donna, e quindi ha deciso di cambiarla. Però è molto simile al vero Gabriele Vagnato. E ora, signori, l'ultimo. Il miglior Q4 del mondo, la persona migliore al mondo, il ventenne preferito del 2020, che mi sono appena accorto che è 2020 a questo punto. Signores e signores, il suo spagnolo che non esiste, Lela Giacara! Ce la possiamo anche sposare adesso, cioè ce lo sposiamo anche se è uomo, fa niente, andremo in compromessi col nostro cervello. Ma così è, la perfezione. L'ha un po' ingrassato, cioè ci ha messo un po' le guance paffute. Però il resto, cioè, l'ha un po' tondeggiato. Ha preso lei, ha preso un compasso, ha fatto... E poi ha detto, ora sei perfetta. E quindi, signori, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Se volete anche la versione donne che diventano uomini, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Mi ero dimenticato che in questo video devo camminare. Lasciate un like, mi raccomando. E noi ci vediamo ad un prossimo video in cui Chris cammina senza senso per tutto lo sfondo. Ciao!